diceva lo scrittore americano Tom Robbins, di cui io sono grande fan, in un libro, che l'arte è quando l'artista è uno che, sto parafrasando, uno che vorrebbe vedere qualcosa che ancora non c'è e quindi la fa. A me sembra che questa definizione tenga dentro tutto, salvi soprattutto l'idea della curiosità, l'idea del gioco e anche l'idea del poter accedere a un campo che si chiama creazione, in cui, per quello che ne sappiamo noi, che ne sappiamo pochissimo, potrebbero esserci anche tutti gli oggetti d'arte, tutte le sinfonie, tutte le canzoni che si possono scrivere. L'artista è questo sciamano che accede a questo piano, che è da qualche parte qui intorno a noi, questo registro akashico, da cui decide di prendere questa canzone qua. C'è un atto preciso che è: prendo questa fra tutte le canzoni possibili che si sono scritte o si possono scrivere. Mi piace questa idea qua. C'è una idea molto brillante della religione cattolica, che è: Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. È un'idea brillante perché ci mette di fronte una responsabilità, cioè insomma noi di conseguenza abbiamo come ispirazione Dio. Poi a noi ci hanno detto che veniamo dalle scimmie, ma invece questo verso, questa idea ci dice una cosa più bella: noi siamo Dio, no? Possiamo aspirare a essere Dio. La prima cosa che a me viene in mente, se penso all'immagine di Dio, qualsiasi Dio, è che è creatore. Quindi, teoricamente, penso che quelli che creano, quindi sono artisti o comunque, senza esercitare la professione dell'artista o il mestiere dell'artista, ma creano nella vita di tutti i giorni, cioè mantengono un'idea creativa, che crea un mondo, che crea una natura, un ambiente, facciano molto bene a farlo. Credo che sia un'attività in cui dovremmo indulgere più spesso. E l'arte è un tentativo di mettere in pratica questo concetto del cristianesimo. Siamo immagine e somiglianza di Dio. Dio ha creato un mondo intero con questi alberi, con delle proporzioni matematiche perfette. E quindi è un concentrato di intelligenza e di amore, perché tutto qua è amore, la natura che prospera, che va avanti nonostante quello che le combiniamo, è un immenso atto d'amore.
Ecco, in questo senso dico, bene, allora quelli che fanno arte stanno cercando di fare la stessa cosa, non c'è niente di male. Woody Allen, quando in un film gli dicevano ma chi ti crede di essere Dio, rispondeva a qualcuno dovrò pure ispirarmi. Quindi il concetto di creazione implica un atto d'amore, di fede, cioè che questa cosa abbia un senso, non me lo può dire nessuno. Quando io compongo qualcosa, esattamente come Dio quando ha creato l'universo, chi me lo può dire? Dio è da solo, è l'uno e dice creo una cosa, chi mi dirà se è bella o brutta? Posso solo vedere come va, è un po' come un giardiniere, io semino, non è che mi puoi dire che ho seminato male, seminato bene, dobbiamo vedere cosa succede. Quindi siamo tutti quelli che scrivono anche solo una canzone, un verso, una poesia, siamo tutti a cercare di disegnare un mondo, come Tolkien col Signore degli Anelli, un mondo che ha le proprie regole e sono quelle che vogliamo noi e non facciamo del male a nessuno perché accanto al mondo che ho creato io c'è il mondo che ha creato un altro che magari mi piace pure, anzi mi chiedo anche come ha fatto a creare questo mondo, come gli è uscita. Quindi per questo il mondo dell'arte di solito è molto divertente visto dall'esterno, perché le persone si influenzano a vicenda, continuano a scambiarsi informazioni, ma tu che natura hai creato, tu che regole hai dato alla tua musica e al tuo romanzo eccetera. Qualsiasi cosa tu crei quindi ha un suo insieme di regole, anche quando stai improvvisando liberamente nel jazz, perché in realtà per improvvisare ti stai dando una serie di regole di cui non ti accorgi neanche, sono inconscio, è bellissimo aver studiato tanto musica, perché poi dopo quando vai a suonare non devi pensare a tutti i passaggi grammaticali. Io non devo pensare alle regole della grammatica mentre parlo adesso. È un po' la stessa cosa, no? Acquisisci un linguaggio per cui puoi dire e puoi improvvisare come faccio io anche ora che sto parlando. Questo flusso di improvvisazione ha delle regole, cioè tu ti stai costruendo un ponte e ci stai passando sopra, ma il ponte è preciso. Io ho deciso di passare di qui, quasi che il pubblico non se ne accorga e non ne sappia nulla, ma io sì. Quindi sto sempre, quando creando un mondo intero. Questa sembra una responsabilità enorme, ma invece è un bellissimo gioco. È un gioco fantastico che ci dice, forse, che anche quello in cui stiamo vivendo questa natura è un gioco fantastico con delle regole che in parte abbiamo ormai imparato e in parte dobbiamo scoprire, ma è il suo bello. E ci dice che tutte le volte che stiamo creando in realtà c'è anche una forma di rispetto per il creatore per eccellenza, che poi ognuno chiama col nome che vuole oppure la chiama infinita intelligenza di amore.